Allora, il mio nome è Manuel Floris, sono un astrofisico, sono un borsista della regione Sardegna e svolgo il mio lavoro presso il CRS4. Mi occupo di radiazione solare, in particolare di misure di irraggiamento al suolo di radiazione solare. Qui vedete in questo monitor riportate un pannello di controllo che mostra le misure che in questo momento vengono raccolte dalla stazione di rilevamento meteo solare posta a Macchiareddu e amministrata dal CRS4 per conto di Sorgenia. Allora, le misure che vedete qui raccolte in tempo reale mostrano la radiazione solare diretta, che è la prima colonna, la radiazione solare globale orizzontale, che è la seconda colonna, la radiazione solare diffusa orizzontale, che è la terza colonna, e poi abbiamo i parametri tipici meteorologici come la temperatura e l'umidità relativa. Allora, che cos'è la radiazione solare diretta? Che è poi lo scopo della mia ricerca. La radiazione solare diretta, normale diretta, è quella componente dell'irraggiamento solare che attraversa l'atmosfera e che proviene direttamente dal Sole. Infatti, l'atmosfera cosa fa? Diffonde e assorbe parte dell'irraggiamento solare, della radiazione solare. E questo causa appunto un assorbimento e quindi un'attenuazione della radiazione solare diretta. Per fare un esempio, vedete qui in questo momento abbiamo che la radiazione globale orizzontale, che è quella che viene misurata su un piano orizzontale, è superiore alla radiazione solare diretta. Perché siamo in un momento particolare della giornata, vediamo che abbiamo una forte radiazione diffusa, stiamo misurando 171 watt su metro quadro, causata da un'elevata umidità. Infatti, in questo momento sta soffiando uno scirocco dal mare che provoca un aumento della diffusione della luce a causa dell'umidità diffusa nell'atmosfera. Quindi la radiazione solare diretta perché è importante studiarla? È importante studiarla perché è la componente essenziale per gli impianti solari a concentrazione, cioè quegli impianti di produzione di energia o di calore che utilizzano la componente diretta dell'irraggiamento solare per concentrarla e produrre appunto o energia o calore. Quindi il suo studio è importante soprattutto perché ha queste forti ricadute economiche, a differenza invece dei pannelli fotovoltaici tradizionali che utilizzano una radiazione globale orizzontale che è ben conosciuta, questi impianti, utilizzando la radiazione solare diretta, si deve necessariamente conoscere la sua grandezza per poter dimensionare correttamente questi impianti e localizzarli in quelle zone del territorio dove c'è maggiore radiazione solare diretta. La Sardegna è una delle poche regioni italiane, assieme alla Sicilia e forse alla Puglia, idonea ad ospitare questo tipo di tecnologia per la produzione di energia, in quanto abbiamo un forte irraggiamento solare diretto. Ad esempio, altre zone nell'Europa sono la Spagna centrale, forse un po' nella Grecia, e chiaramente, uscendo dall'Europa, il Nord Africa. Il Nord Africa è la sede privilegiata per l'installazione di questi impianti. Ma noi stiamo studiando questo irraggiamento qui in Sardegna con un'altra campagna di misura che è in corso presso Ottana, proprio per trovare, diciamo, i siti ideali in Sardegna dove poter installare questo tipo di impianti e con la prospettiva di poter creare una mappa di irraggiamento solare sul territorio della Sardegna.